Audio Jungle. Buonasera, bentrovati ad un nuovo appuntamento con WISP Sport per Tutti, edizione estiva, edizione in questa calda estate nella nostra regione che oggi tratta di, di uno sport affascinante, di una disciplina, chiamiamola così, molto affascinante, che ha molti diciamo atleti che la praticano anche grazie alla WISP Abruzzo e Molise. Partiamo con le presentazioni, ma diciamo subito che parleremo di discipline orientali, un mondo davvero affascinante. Dicevo le presentazioni, questa sera abbiamo due amici, due ospiti che vado subito a presentare. Partiamo da Emiliano Centorame, presidente dell'ASD Kaizen Karate Do. Buonasera Emiliano. Buonasera, buonasera a tutti, buonasera a te Paolo. Grazie, grazie per aver accolto il nostro invito. E poi vediamo inquadrato Davide Di Febo, che è il responsabile del settore delle attività e delle discipline orientali della WISP. Buonasera Davide. Buonasera. Grazie anche a te ovviamente per essere in nostra compagnia questa sera. Allora parliamo di discipline orientali, dicevo un mondo affascinante, abbiamo visto anche recentemente alle Olimpiadi come bene si sono comportati gli atleti italiani, ci sono tanti atleti che praticano questi sport. Io partirei proprio da Emiliano Centorame, che è presidente di una società, per parlare proprio di questa attività che voi fate con la WISP. Tu sei presidente anche di una società, insomma siete ripartiti anche voi, anche se in maniera graduale, dopo l'emergenza sanitaria, e ora pian piano state tornando alla normalità, possiamo dire così? Sì, hai detto bene Paolo, siamo ripartiti con molta calma, appena abbiamo avuto l'occasione, abbiamo riaperto i corsi a Silvi a Teramo e quindi abbiamo dato subito l'opportunità ai nostri allievi di ritornare quindi in presenza e di praticare la loro attività preferita, che è il karate. Abbiamo dato anche la possibilità di continuare il loro percorso e quindi di sostenere gli esami di grado. Infatti molti allievi appunto hanno sostenuto questi esami, l'abbiamo fatto in tre sessioni diverse proprio per contingentare e rispettare le norme anti-Covid, e tutto si è svolto nella maniera più sicura ma soprattutto più emozionante del solito, ecco. Quindi ritornare in presenza dopo quasi due anni di inattività è stato veramente bellissimo risentire proprio le emozioni, gli sguardi, non attraverso un monitor, ecco, che sia il telefono, che sia il PC. È stato veramente bellissimo sia da parte degli allievi, ma anche e soprattutto da parte nostra, degli insegnanti. Voi avete organizzato tante attività in questo anno e mezzo difficile e complicato per la pandemia. Ti chiedo proprio Emiliano, quanto è stato complicato andare avanti e far sì che insomma potesse continuare ad esserci un'attività in questi ultimi 18 mesi? Bah, sì, guarda, è stato complicatissimo per noi insegnanti, soprattutto inventare cose nuove, metodi nuovi, proprio per stimolare i ragazzi a casa, che naturalmente vedevamo, no? Attraverso il monitor, i mezzi che ci offre la tecnologia, vedevamo i nostri ragazzi anzi, parecchio abbattuti, demotivati. Quindi è stato soprattutto un lavoro, diciamo ecco, mentale, di motivazione per mantenere quella fiamma accesa, il loro, ecco.
Quindi abbiamo fatto un lavoro di ricerca anche metodi di insegnamento, di trasmissione diversi, perché vuoi i collegamenti, problematiche, quindi dell'approccio che ognuno ha a casa con i vari, con la tecnologia, diciamo, no? Quindi è stato veramente complicato. Però alla fine ci siamo riusciti, abbiamo portato avanti il lavoro che avevamo fatto, che avevano iniziato i ragazzi, per poi proseguire e finire a giugno, ecco. Davide Di Febo, il responsabile del settore delle discipline orientali della WISP. Allora, la prima domanda che ti faccio, Davide, è una domanda anche scontata. Discipline orientali, vogliamo un attimo spiegare quali sono queste discipline, un po' chiarire ai nostri telespettatori, perché spesso c'è un po' di mistero dietro la parola discipline orientali. Quali sono, quante sono e quali sono quelle che praticate in seno alla WISP? Ma sì, le discipline orientali sono quelle un po' più misteriose, diciamo, specie in alcuni territori come i nostri, in cui non sono così sviluppate. Vabbè, le più conosciute sono il karate do che facciamo noi, c'è il judo, c'è l'aikido, ma ci sono anche in realtà, anche qui in Abruzzo, del kung fu. C'è lo Shaolin, insomma, ci sono tante realtà. Nella WISP stiamo tutte insieme in come un'unica famiglia e facciamo gli stage a livello nazionale insieme, facciamo un percorso comune. È una cosa bella che ci accomuna. Possiamo dire che quello della WISP, per quanto concerne le discipline orientali, è comunque un mondo molto vivo. Tra l'altro, ci sono, oltre a ragazzi, anche ragazze che praticano queste discipline. Correggimi se sbaglio. No, non ti sbagli assolutamente, anzi, noi registriamo sempre più richieste e partecipazione da parte delle ragazze, Come mai, Davide? C'è una spiegazione perché sempre più ragazze si soprattutto per avvicinano? difendersi, soprattutto per la motivazione principale per cui si avvicinano è per l'autodifesa, perché comunque viviamo in una società in cui il senso di sicurezza è sempre minore, quindi specie nelle ragazze è fondamentale, c'è sempre una maggiore richiesta di riuscirsi a proteggere, di cercare quel qualcosa che le renda più sicure. E in questo le discipline orientali sono un mix perfetto perché uniscono alla tecnica, al fare proprio l'atteggiamento mentale necessario a evitare che ci siano delle aggressioni, quindi è la soluzione perfetta, diciamo. Io vorrei tornare un attimo, grazie Davide, poi tra pochissimo ovviamente saremo di nuovo da te a Emiliano Centorame per chiedere insomma al presidente di una società insomma quello che da oggi al futuro cercherete di fare, quello che state pensando, visto che gradualmente si dovrebbe tornare ad una certa normalità nella pratica delle attività sportive, si va verso la fine dell'estate, l'inizio dell'autunno, state già pensando a qualcosa di particolare con la vostra società in vista proprio del prossimo anno? Ah, sì, allora innanzitutto proprio per questo momento storico che stiamo vivendo, io a parte, oltre ad essere presidente della ASD, sono anche istruttore, insegnante, come lo è Davide. Stiamo mettendo in atto alcune diverse iniziative proprio per farci sentire sul territorio, far sentire le discipline orientali sul territorio, perché però, come dicevo, in questo momento storico anche, sono molto importanti perché oltre ad avere una componente fisica, quindi dell'allenamento del fisico, no? Anche una componente mentale che è importante, ecco, oggi come oggi, in questa, diciamo, società moderna, una società liquida, dove tutto si va di fretta e c'è tanta incertezza.
è molto importante ritrovare un equilibrio, una serenità interiore per tutti quanti, qui dai bambini che quindi devono iniziare questo percorso, è bello iniziare questo percorso, ma anche soprattutto per gli adulti, quindi è fondamentale. Quindi stiamo mettendo in atto sul territorio diverse iniziative. Quindi la prima iniziativa sarà subito il 1° settembre ripartire con i corsi nelle nostre sedi operative. E poi adesso per esempio a Teramo ci sarà già una manifestazione il 18 settembre, credo, una manifestazione sul Sport sotto le stelle che ogni anno Sì. ripropongono e quindi noi saremo lì presenti in strada proprio per avere quell'approccio che ci piace tantissimo a noi lavorare così. L'approccio con la gente di tutte le età, quindi bambini, ragazzi, adulti, anche anziani, ecco. E poi ripartiremo con le varie attività regionali e extraregionali, quindi anche gare, ecco, per esempio, ci sarà una gara delle regioni per far ripartire un punto di ripartenza, che adesso in 2 anni non è stato possibile organizzare un campionato nazionale, per cui ad ottobre, il 30 ottobre, ci sarà una gara delle regioni che si svolgerà in Emilia-Romagna. Poi strada facendo vedremo, insomma, abbiamo tante cose per la testa in programma, ci serve solo il tempo, ecco, sperando che a settembre si possa ripartire e poi proseguire veramente senza problemi, ecco. Questo è il nostro augurio, il nostro auspicio ovviamente che si possa dall'autunno tornare davvero ad una normalità per quanto concerne proprio la pratica sportiva. Io torno al responsabile del settore delle discipline orientali, Davide Di Febo. Brevemente, Davide, ti chiedo l'identikit oggi della persona, del ragazzo che pratica le vostre discipline, qual è? Ma in realtà noi siamo un ambiente molto variegato. C'è un limite di età minimo e massimo, cioè. Non c'è nessun limite di età. Infatti, come diceva Emiliano, noi facciamo le notti bianche, le dimostrazioni, cioè facevamo quando era possibile, le notti bianche, le dimostrazioni in strada, e quello ti dà modo di far conoscere queste discipline alle persone che non immaginano cosa vanno incontro. Quindi le fai sperimentare e quindi questo è bellissimo. Chiunque può iniziare a praticare. Il karate, ma anche le altre discipline orientali, sono proprio universali. Aperte a tutti, dunque. Sì. Allora, visto che siamo in chiusura, io approfitto di quello che hai detto per chiederti, come facciamo sempre ormai da tradizione, di dare qualche notizia, qualche informazione utile per chi volesse avvicinarsi alle discipline orientali della WISP, dare qualche informazione a chi si deve rivolgere, se ci sono dei social, Facebook, dove poter avere notizie utili sulla vostra attività, ovviamente. Sì, allora c'è la pagina Facebook della WISP regionale Abruzzo e Molise, che si può contattare anche per le altre attività. C'è anche la pagina Facebook delle discipline orientali della WISP Abruzzo e Molise. Si può rivolgere a me perché sono il responsabile, diciamo che coordino anche le altre attività, quindi chiunque fosse interessato. Ecco, adesso che è più difficile recarsi di persona, provare di persona, come dicevamo prima, è il momento giusto per andare a cercare, a informarsi, chiedere informazioni, che tanto non costa nulla, i mezzi di comunicazione ci sono e quindi noi siamo apertissimi al dialogo, a informare tutti quanti su tutte le discipline orientali.
Benissimo, grazie, grazie a Davide Di Febo. Grazie. Siamo a voi. In conclusione, grazie a Davide Di Febo, responsabile del settore discipline orientali della WISP Abruzzo e Molise. Ovviamente ringrazio anche Emiliano Centorame, che è il presidente dell'ASD Kaizen Karate Do, per le informazioni che questa sera ci avete dato e per aver fatto conoscere questo mondo proprio delle discipline orientali della WISP. Grazie ancora a voi, buona serata, appuntamento alle prossime edizioni. Invece per quanto riguarda WISP Sport per Tutti, edizione estate. Buona serata. Audio Jungle. Jump.